È arrivato il momento di svapare. Svapomue. Un romanzo sulla storia greca, un personaggio inventato che accompagna il lettore. Allora, sicuramente il personaggio inventato, come diceva la presentazione, però è tratto da degli spunti archeologici e filologici. Questo romanzo è stato scritto con l'intento di far appassionare il lettore alla cultura greca. Sicuramente uno studioso, magari uno studente di liceo classico, di lettere classico o di lettere in generale potrà godersi questo romanzo rispetto a magari chi, che so, studia biologia o qualcosa di più scientifico. Ma l'ho scritto in modo che chiunque possa appassionarsi alla letteratura greca, alla storia e alla letteratura greca, alla cultura a cui noi dobbiamo tanto, alla civiltà che ha influenzato inevitabilmente la nostra quotidianità. Sì, un romanzo storico, La prigione di pietra, che consiglio veramente a tutti, perché nonostante sia ricco di storia e veramente traspare da ogni pagina la passione di questo ragazzo per questa materia, per le lettere classiche, un romanzo che si legge facilmente, veramente sarebbe comunque un bellissimo regalo da fare, e anche sia per gli altri che per se stessi. Come hai detto tu, Illumina la notte non è soltanto musica e spettacolo, ma anche cultura. Dopo la presentazione del libro del cappellano della Camera, oggi quest'altro bellissimo romanzo storico. Siamo veramente contenti, facciamo un grandissimo in bocca al lupo per la carriera di questo sammartinese trapiantato a Roma e gli auguriamo il meglio.